It's time! Hey guys! It's time! Ci siamo! È arrivato quel momento dell'anno. Ecco quindi un nuovo video con 10 idee regalo per Natale. E lasciate un like a questo video se ne volete altri su ulteriori idee regalo, anche per piccolissimi budget. Sigla! Un'agenda. Un'agenda è come un'amica esigente, sempre pronta a ricordarti tutto quello che non hai fatto. Le più precisine l'avranno già accuratamente selezionata e acquistata da tempo. Ma per tutte le altre che sognano una vita sotto controllo, ecco qualcosa sul quale segnare e dimenticare appuntamenti e compleanni, scrivere buoni propositi che dureranno fino alla Befana e appoggiare tazze di tè bollenti. Un cappellino con scritta. Tiene al caldo, ripara dal sole e aggiunge un tocco di personalità a qualsivoglia look. Un cappellino con scritta è tanto perfetto per chi necessita di un argomento di discussione, quanto per chi non ne vuole sapere di aprire bocca, specialmente al mattino. Un ciondolo personalizzato, con l'incisione di un nome, una data, una frase o un disegno. Un ciondolo personalizzato è l'equivalente di un abbraccio che non finisce mai, ma in una versione meno invadente e più scintillante. Un cofanetto beauty, il modo migliore per dire a una persona: ehi, dovresti dedicarti più cure e attenzioni perché sei davvero importante. Il cofanetto beauty è il regalo multitasking per eccellenza. Non sai se preferisca la skincare, il make-up o i bagno schiuma profumati? Nessun problema, ci sarà sicuramente qualcosa che finirà col conquistarla. Perché aprire un cofanetto beauty è come un mini safari cosmetico. Una scatola di cioccolatini, ma senza il senso di colpa post sbornia di zuccheri. Se ti sembra un presente sbrigativo è solo perché non hai visto le decine, che dico le centinaia di proposte disponibili sul sito e nei negozi di Bottega Verde. Per tutte le tasche, ma soprattutto tutti, ma tutti i gusti. Muschio bianco, pepe rosa, spezie, solo per citarne alcuni. Scelta più difficile quasi non potrebbe esistere. Una borsa in tela per la spesa, utile per accumulare tutto quello che non si sa mai potrebbe servire. Perfetta per fare acquisti senza buste di plastica con le quali sperare di arrivare sana e salva a casa. E anche un manifesto dei propri gusti e interessi. Un biglietto da visita, insomma, ma più grande, più funzionale e più ecologico. È il dono che dice: sono qui per sostenere tutte le tue avventure e le tue crisi esistenziali al mercato. Una pochette con le iniziali. La soluzione pratica e chic per l'amica o l'amico che ha sempre le tasche che paiono buchi neri. Chiavi, monete, balsami labbra, quel biglietto del parcheggio che forse è ancora valido. E vogliamo parlare del fascino delle iniziali per la serie Ho pensato a te, ma anche a tutti i mille oggetti sparsi che finalmente avranno un posto tutto loro. E se dovessi perdere anche lei, almeno sapranno di chi è. Un panettone. Non solo ti voglio bene, ma voglio anche che questo gesto faccia del bene. Un regalo solidale costruisce speranza, progetti e opportunità. Ed è perfetto per colei o colui che ha già tutto o che non vuole niente. Se si tratta di un panettone, poi come si fa a dire di averlo già o di non volerlo? E se il panettone sostiene l'istruzione e l'indipendenza delle donne in difficoltà, un album fotografico. Tutti abbiamo un quantitativo di foto nel telefono degno di un paparazzo. E tutti le riguardiamo così raramente che quando lo si fa ci si domanda se davvero avevamo quei capelli nel 2017. Un fotolibro è un atto d'amore o di sottile vendetta a seconda delle foto che si scelgono. Ma in entrambi i casi è un modo per rivivere ogni risata, ogni abbraccio, ogni scivolone socialmente accettato senza bisogno di wifi per essere apprezzati. Un paio di calze, anche loro con le iniziali. Non importa quante se ne abbiano, non sono mai abbastanza e molte volte non sono nemmeno abbastanza eleganti o adatte al look scelto. Le calze personalizzate sono il regalo perfetto per la persona attenta ai minimi dettagli. Inoltre, se si vive con coinquilini o familiari che amano appropriarsi di tutto, un paio di calze con le iniziali è un modo sottile o abbastanza diretto per dire: queste sono mie e ne ho le prove. Un libro, o per meglio dire, un testo che parla di una passione. Cucinare vegetale, arrangiare la tavola o spiare nelle case degli altri. Conosco i tuoi sogni e supporto la tua ossessione, la tua passione. Del tipo: visto che parli di questo argomento senza sosta, tanto vale che tu ne sappia ancora di più, così nel mentre fai una pausa a raccontarmelo. Spero che questo video vi possa essere utile. Se vi è piaciuto, lasciatemi un like e iscrivetevi al mio canale. Per qualsiasi domanda scrivetemi nei commenti. E se non volete perdervi nessuno dei miei outfit e tanti consigli di moda e beauty ogni giorno, seguitemi su Instagram, mi trovate come Ele Petrella.
Grazie per aver guardato il video fino alla fine, qui vi lascio altri due video che spero vi possano essere utili.